Amici di Real Team TV, quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare un nuovo ottantenne batterista, un giovane praticamente, perché è un virgulto della musica, e devo dire onestamente che se andate a guardare su Google e digitate Pino Sinnone, ciao Pino innanzitutto, ciao Maurizio, ecco, ciao, se digitate il suo nome vi viene fuori il mondo, perché dovete sapere che Pino ha suonato nel periodo dei grandi rocker, stiamo parlando di Ritchie Blackmore, che poi ha fondato i Deep Purple, poi anche Jeff Beck degli Yardbirds e così via, adesso non me li ricordo tutti. Ecco, lui ha avuto il piacere di suonare con un gruppo che si chiamava Trip, un gruppo del beat, un pochino oltre il beat, possiamo dire. Comunque il periodo era quella lì, a metà degli anni 60. Sì, ma noi siamo nati nel 66, fino a oggi. Fino a oggi. Ecco, ma innanzitutto voglio salutare la nostra Giusy, la nostra splendida Giusy. Buongiorno. Buonasera, buonasera direttore, buonasera Pino. Rinnovo. Oh, che piacere, grazie. Aspettavo anch'io di salutarti, non volevo interrompere la bellissima presentazione del direttore. Allora, siamo veramente molto contenti, insomma, di averti come nostro ospite, come già appunto abbiamo anticipato i Trip, insomma un gruppo che è rimasto anche un po' nella nostra storia, anche nel nostro prog italiano, però non solo, perché in realtà è un gruppo che nasce con un seme italiano, ma che poi si evolve a qualcosa di molto di più, quindi nasce da un'idea di Ricky Maiocchi e poi c'è una grande storia che adesso anche tu ci racconterai. Certo. Quindi grandi nomi, questo nome è anche un po' lisergico, direi, Trip, insomma mi ha sempre fatto sorridere. Raccontaci un po' la tua storia con loro, che è una storia appunto grandissima, nel senso in breve, come è nata, come sono arrivati nella tua vita e cosa significano appunto fino ad oggi per te, certo. Perché parleremo anche di oggi, perché è una storia che continua. Assolutamente, perché oggi siamo ancora presenti, quindi con la mia età, infatti Maurizio ha detto ottantenne, io non volevo dirlo subito, perché io dico solo sempre, sono divenuto maggiorenne, ecco il perché. Infatti il mio motto è che io non sono un vecchio che vuole fare ostinatamente il giovane, io sono un giovane serenamente invecchiato e vai così. Quindi la storia di te, brevemente, voi avete già accennato molto bene citando Ricky Maiocchi, che era il cantante e chitarrista dei Camaleonti, e andò in Inghilterra perché allora, a quell'epoca c'erano i quartetti qui in Italia, così che siamo ancora in Italia, appunto i Camaleonti, i Pooh e altri gruppi, ecco, i Gufi, eccetera. Ma Ricky Maiocchi voleva portare qualcosa di nuovo in Italia e quindi ha pensato di andare in Inghilterra per cercare dei musicisti inglesi. Chi andò a trovare, lo avete già citato, il grande Ricky Maiocchi, il grande Ritchie Blackmore, Ricky Maiocchi, Ritchie Blackmore. E ecco, e gli disse, in un pub si conobbero, e gli disse, senti, io vorrei formare un gruppo, gli spiego chi era, io vorrei formare un gruppo da portare in Italia, hai degli amici che vogliono venire in Italia con te, con me? E Ritchie Blackmore ha detto, sì, io conosco Wegg Anderson, era un bassista, che suonavano insieme. Poi conosco un certo Billy Gray, che questo Billy Gray suonava agli esordi di David Bowie, che tra l'altro, piccola parentesi, è stato cacciato dai manager, perché Billy Gray era veramente bello, ecco, lo hanno cacciato perché copriva l'immagine di David, quindi ecco. In poche parole, si sono incontrati. Il più simpaticone è stato Billy, perché quando i due ricchi hanno detto Billy, verresti in Italia con noi? Lui ha detto, just moment, please. È andato via per 2 o 3 ore, è ritornato con uno zaino a spalle, con le scarpe de tennis, come si dice qui a Milano, le scarpe de tennis, e ha detto, io sono pronto per partire. E da lì sono partiti. Come ci chiamiamo? Ha chiesto Ricky Maiocchi. E con Wegg ci sono detto, chiamiamoci Trip. Piccolo chiarimento, non Trip in senso allucinogeno, Trip in senso di viaggio fisico. Quindi vennero in Italia, iniziarono a suonare in diversi pub,
a Milano, a Santa Tecla c'era una volta, ecco, a Roma, insomma hanno girato un po' dappertutto in Italia. A un certo punto Blackmore cosa ha detto? L'Italia è bellissima, un bel sole, ma ci sono solo due cose che mi piacciono, belle donne e gli spaghetti. Quindi decise di tornare in Inghilterra e lì poi in Germania incontrò John Lord e fece il Deep Purple e fece la... Sono rimasti in tre, ma in tre non potevano suonare. Hanno cercato un tastierista e poco di meno che hanno trovato Giovescovi, che era di Savona. Quindi Giovescovi entrò nel gruppo, c'era il batterista iniziale, era Ian Broad. Ian Broad poi ha avuto delle vicissitudini con loro. Sono venuti a Torino a cercarmi con urgenza e sentite l'italiano di UE quando mi ha incontrato, come avesse visto la Madonna, dice: Pino, io cercare proprio te, tu venire subito a suonare con noi, perché il nostro batterista ti ha lasciati. Oh ragazzi, io me la sono fatta sotto, se si può dire. Era già insomma un gruppo che aveva suonato. Ecco, un gruppo così che chiede a Pino Sinnone di andare a suonare, accidenti. Insomma, in poche parole la faccio breve, sono andato a suonare. Pensate che io non parlo l'inglese neanche oggi, pur essendo stato con una band inglese, non l'ho mai imparato, ma ho sempre voluto parlare l'italiano, così, no? E quando iniziavamo i concerti, Weg e Joe parlavano in inglese, no? E annunciavano il titolo del brano che avremmo fatto. Io aspettavo un attimo prima di entrare perché dovevo capire che brano fosse, non capendo appunto l'inglese. Ecco, questo è. Volete sapere qualcosa in particolare? E poi parte una grande storia. Hai nominato Giovescovi, insomma, un altro grande nome poi di quello che appunto è stata questa storia. Qual era un po' il tuo rapporto con lui? Con Giovescovi avevamo un ottimo rapporto, eravamo veramente amiconi. Giovescovi, nonostante fosse molto più giovane di me, 7 anni meno, era un leader fantastico, sia musicalmente parlando, sia proprio come dirigere questo gruppo, portarlo avanti, darci quell'entusiasmo. Era fantastico Giovescovi, fantastico. Senti, un grande album rimane anche alla storia, se dobbiamo dire, Caronte, cioè è rimasto proprio come un grande, come dire, anche manifesto. Tra l'altro adesso so che insomma dopo 50 anni, se non erro, insomma torna, raccontaci insomma dell'oggi. Sì, infatti, allora, noi abbiamo deciso col nuovo gruppo, perché io porto avanti la storia dei Trip dal 2015, l'anno dopo che è mancato Giovescovi. Ci tengo a precisare una cosa molto importante. Molte persone criticano il mio fare di oggi di portare avanti la storia dei Trip, dicendo che non essendoci più i Trip originali non ti puoi chiamare Trip. Questa è una piccola parentesi, ma voglio dire questo: Giovescovi non mi ha detto: Pino, tu sei stato 35 anni senza suonare, riforma i Trip e vai a suonare, perché io non potrò, sono malato, non sapeva chiaramente di morire, sono malato, non posso più andare avanti. Quindi lui non mi ha detto fai i Trip, ha detto porta avanti la musica dei Trip. Inizialmente nel 2015 infatti ho costituito un gruppo e ci siamo chiamati dei New Trip, proprio per non ledere il nome famoso, diciamo storico, no? Ma poi strada facendo ho detto: ma perché mi devo chiamare New Trip? Io sono l'unico rimasto, non ci siamo separati, gli altri purtroppo sono morti tutti, Wag, Joe e Billy. Io, essendo l'unico superstite si invita, ma l'unico storico, perché fino a prova contraria la band storica viene quando mette sul mercato la prima volta un disco. Quella è la band storica. Vedi Pete Best dei Beatles, non è mai nominato perché non ha fatto i dischi con i Beatles, quindi c'è Ringo. E io lo stesso, sono appunto, essendo lo storico, sono lo storico titolare del marchio, che porto avanti la musica. Riagganciandomi a Caronte, e ci siamo chiamati appunto The Trip di nuovo, riagganciandomi a Caronte, lo abbiamo rifatto l'anno scorso perché era il cinquantenario e l'abbiamo fatto con una band, finalmente quella giusta, 3 anni che è con me, che vi nomino i musicisti. Abbiamo Carmine Capasso alla chitarra, Tony Alemanno al basso, Dev Davino che ha il compito più arduo, più difficile, alle tastiere. Dev Davino alle tastiere
deve in certo senso emulare Gio Vescovi, non proprio ecco, sostituirlo, però ecco. E poi alla volta un'eredità, diciamo che c'è un'eredità importante. Importante, esatto. Poi abbiamo alla voce un certo Andrea Ranfagni, detto Ranfa, e questo Ranfa viene da Firenze, noi siamo io di Torino, tre di Milano e Ranfa di Firenze. Lui suona sovente, guarda caso che c'è un aggancio, con Ian Paice e Deep Purple. Lui prova a cantare, Ian Paice lo chiama proprio perché ha una voce strepitosa. Ecco, con Ranfa facciamo di nuovo i tre, e questa volta siamo in cinque. Beh, hai detto finalmente, nel senso che comunque mi sa che non avevi trovato ancora, ecco, diciamo la band giusta invece. Gli elementi giusti, no, perché quando strada facendo scoprivo che non sono entrati nella band per suonare, volevano, come si dice, posso faccio solo il gesto, cioè la volevano tirare, no? Non va bene, cioè la band storica è una band storica, quindi non avevano il cuore adatto, invece questi che ho attualmente da 3 anni a questa parte è la formazione migliore. Abbiamo fatto appunto Caronte, lo abbiamo chiamato, io ripeto, mi scuso con l'inglese perché non lo parlo tanto bene, comunque l'abbiamo chiamato Caronte 50 year later, si dirà qui, quindi Caronte 50 anni dopo, è uscito l'anno scorso in CD, quest'anno verso la primavera è uscito in vinile, ecco, e quindi abbiamo rifatto Caronte con sonorità attuali, ma la struttura dei brani è rimasta tale quale. Abbiamo solo aggiunto a Caronte, che sarebbe l'intro di questo vinile, che è stato composto da Carmine Capasso. Abbiamo aggiunto anche 2 bonus track, Una pietra colorata e Fantasia, che sono 2 brani che il testo sono io, quello che ha fatto il testo. Però guarda alla batteria in questi 2 brani c'è mio figlio Christian. Storia che va proprio. Io spero, non lo so. Spero che io invecchiando e non potendo probabilmente più suonare, io voglio andare avanti finché posso perché ho una grinta. Guarda che muscoli c'ho! Caspita. Ecco, ho una grinta, voglio andare avanti e bene. Quindi vediamo se lui vorrà prendere il mio posto. Non credo molto perché lui giustamente una volta ha detto: papà, io non voglio essere il figlio d'arte. Io se faccio qualcosa voglio essere Christian Sinnone, e ha comunque le sue ragioni. Per il momento vado avanti via. Io vorrei anticipare una cosa che magari me l'avreste chiesta, ma ve l'anticipo. Stiamo lavorando per fare un nuovo album. Ah, bene. Questo album lo intitoleremo in inglese, spero di dirlo anche giusto, Era Ora. Quindi, The Time Has Come. Dovrebbe essere questo il titolo, con nuovi brani. 2 chicche, vi dico. La prima è che c'è un brano dedicato a Mia Martini. Perché Mia Martini, per chi non lo sapesse, con Mia Martini, tra l'altro, sono arrivata con Gio Vescovi per un anno circa, prima di Ivano Fossati, ecco, eccetera. Siete frequentati, diciamo. Noi ci frequentavamo sovente, Loredana Bertè, con tutti questi personaggi, eccetera. Quindi ci sarà un brano dedicato a Mia Martini, che sarà il titolo, sarà Mimi, e poi c'è un brano dedicato affettivamente a un mio fratello che è mancato tra le mie braccia. E lui era il mio capitano quando io ero piccolo e ho continuato a chiamarlo il mio capitano, e il titolo del brano sarà Il mio capitano. Mi viene l'emozione perché vedo perché è una cosa molto, certo, molto bella. Certo. È una bellissima dedica, credo che sia anzi proprio il modo più bello anche per tributarlo, certo, no? Quindi certo. Ti ringrazio anche di aver condiviso queste emozioni con noi. Bene, quindi insomma abbiamo appunto Caronte, versione 50 anni dopo. In più abbiamo appunto nuovi lavori, quindi siete proprio in piena attività. Consiglio piena ovviamente attività. Tutta la famiglia a casa anche di acquistare l'album di cui hai parlato e di aspettare il nuovo, quindi che certo, ovviamente troveranno sia il vinile che il CD, immagino, su tutte le piattaforme. Certo. Date live, hai qualcosa da dirci? Volevo dire ancora una cosa, per chi non conoscesse, perché non siamo conosciuti da tutti, da tanti ma non da tutti. Questo è il primo album che abbiamo fatto, l'omonimo, ed era definito musica impressionistica dai giornalisti, la definita musica impressionista. Infatti
si riesce a leggere, dice per scritto musica impressionista. Il secondo album, quello di maggiore successo a livello internazionale, è appunto Caronte. Eccolo qua, il Caronte con la copertina che si apre, ci sono appunto le immagini. Che bello, ragazzi! Ecco, questo dei pezzi di storia, nel senso proprio positivo, certo, della musica. Esatto. E ecco, anche vabbè, il fascino poi del fisico, no? Perché io poi sono anche affezionata al fisico, sia che si parli di musica sia che si parli di libri. Io non amo molto il non fisico, ecco, il digitale. Il fisico, mi piace proprio, certo. L'oggetto, mi piace l'oggetto in sé. Quindi, ah, si vede comunque che sei sanguigna anche tu, dai. bene, Pino. Guarda, è stato un grandissimo piacere. Ecco, aspetta, Giuseppe. Scusa, volevo approfittare della presenza di Pino per farmi inserto in questa intervista di una parlare proprio con lui, visto che parliamo di quel periodo, no? Negli anni 60, 60-70, sì. 60-70, quando c'era un'abitudine, probabilmente, che non so chi l'avesse cominciata. Mi ricordo i Rox, mi ricordo il mio amico Logan, Mike Logan con i Motown, sì. Mi ricordo i Motown, mi ricordo tutti quei Mal dei Primitive. Venivano tutti in Italia questi. Sì, venivano sono tutti in Italia, ma qual è il motivo che venivano tutti in Italia questi inglesi? Allora, inizialmente era perché si sapeva che l'Italia era propensa ai gruppi stranieri, soprattutto inglesi. Quindi la voce si è sparsa chiaramente tra i musicisti e allora hanno pensato di venire in Italia. Vi dico una chicca, se c'è ancora tempo. I Rox, quando sono venuti in Italia, dovevano sostituire un certo cantante che in questo momento mi sfugge il nome. Era un cantante che era particolare, perché quando cantava alzava la gamba. E mi sfugge il nome, comunque loro era il gruppo di questo cantante. Sono rimasti in Italia, sono stati scoperti da Alberigo Crocetta, il famoso talent scout, non so se voi lo sapevate, comunque anche il pubblico. Alberigo Crocetta, un grande talent scout, che ha appunto scoperto i Rox, Mal dei Primiti, Mia Martini, Patti Bravo, la Nicoletta, Noi e quindi tanti altri gruppi. E quindi questi inglesi hanno detto: aspetta, stiamo in Italia perché in Italia c'è da guadagnare molto probabilmente. Ecco, tant'è vero che loro lo faranno anche un po', ma non posso dirlo, ma credo lo facciano un po' furbescamente, tengono ancora quell'accento tipo Shel Shapiro. Ciao, come vai? Io sono di Fabio. Parlano ancora come Don Lurio di stavolta. Ecco, sembra un po' così. E quindi credo, non lo posso dire, dovranno dirlo loro, credo che sia una questione economica e poi anche di aver avuto un grande successo, sicuramente, tutti quanti. Bene, dai. Che nomi, ragazzi, che nomi, che periodo, che fascino. Io anagraficamente purtroppo devo stare solo, come dire, ad ascoltare i vostri racconti, perché mi sono persa questi momenti, però non ci lamentiamo. L'importante è conoscerli almeno anche attraverso questi bellissimi racconti e questa storia che continua ancora oggi, sì, appunto, quella dei trip. Dei trip. Vorrei aggiungere una cosa personale, perché certo, ci tengo e mi rivolgo ai giovani che si affacciano alla musica e voglio dire, ragazzi, non pensate di suonare per fare successo, no, suonate per voi stessi. Se ve lo meritate, il successo arriva da solo. Il nostro piccolo successo è arrivato da solo. Non ci ha spinto la RCA, perché la casa discografica era più per Jimmy Fontana, Domenico Modugno, Gianni Morandi. Noi facevamo musica progressiva, quindi non ci hanno spinti molto. Ma voglio proprio ripetere questo ai giovani: suonate, studiate, non fate come me, che io ho mai studiato la batteria, la sto studiando adesso che ho 80 anni, guardate. Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Guarda. Proprio un suggerimento che voglio dare ai giovani: suonate con grinta, soprattutto cuore, non guardate solo la tecnica, mettete il cuore. Quindi studiate senza pensare a aver successo, con la grinta. Grazie Pino, grazie anche per questo splendido finale, con questo consiglio che credo sia il più importante. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo i nostri amici a casa, ovviamente Caronte, a cui 50 anni di questo bellissimo compleanno, e anche i nuovi lavori che fra un po' usciranno nella primavera.
del 2023. Grazie Pino, Pino Sinnone per Real Team TV, è stato un piacere. Un abbraccio a tutti. Ciao Pino. Ciao, ciao. Anche da parte nostra, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi. Grazie.